Ha preso la via di Roma il dipinto del Caravaggio, il seppellimento di Santa Lucia. Le operazioni di trasferimento sono iniziate di buon mattino nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, dove il dipinto è stato esposto sull'altare. Il viaggio nella capitale era stato programmato già nel mese di giugno, quando i tecnici dell'Istituto Centrale di Restauro, giunti da Roma, ma anche da Palermo, hanno verificato le condizioni della grande tela caravaggesca. In quella circostanza gli esperti hanno osservato con attenzione le condizioni del dipinto, sostenendo non vi fosse alcuna necessità di intervenire in maniera sostanziale. Fu detto però che occorreva comunque trasportare il quadro a Roma per analizzarlo in ogni suo aspetto. Dietro al trasferimento del dipinto di Caravaggio c'è chi sospetta ci possa essere il disegno del Marte di Rovereto e del suo direttore, il professor Vittorio Sgarbi, di approfittare della situazione per realizzare la mostra già programmata da un anno. Ma il comitato che si oppone al prestito al Museo di Rovereto sostiene che il programmato viaggio a Roma del dipinto non vuole affatto dire che la partita sia definitivamente persa. Anzi, sono in corso interlocuzioni e approfondimenti giuridici che non consentono ad alcuno a cantare vittoria. Certo, la situazione non è delle migliori, anche perché non si è tenuto conto delle indicazioni del territorio sulla possibilità di finanziare l'intervento in loco, ma diamo per buono il fatto che trasportare le attrezzature tecnologiche da Roma a Siracusa costituisca un dispendio inutile di energie, di tempo e di denaro. Ed è qui che interviene la seconda parte di questo braccio di ferro tra il Marte di Rovereto e quanti sostengono la necessità che l'opera non venga esposta a Rovereto in cambio di una mostra sui maestri italiani del Novecento. Il Caravaggio va a Roma e la controversia prosegue.